Thank <small noise> you. Quinto e ultimo giorno a Ecofuturo Festival 2020. Don't panic! Non panicatevi perché le risposte ai problemi ci sono, abbiamo le soluzioni ecotecnologiche per affrontare e risolvere le grandi sfide ambientali del nostro tempo. Però bisogna farle conoscere e metterle in pratica. Abbiamo visto in questi giorni davvero tecnologie straordinarie, oggi parliamo di comunità energetiche che sono il futuro dell'energia nel nostro paese in cui ognuno di noi può diventare prosumer, produttore e consumatore di energia. Poi parliamo di trasformazione delle reti, delle grandi reti già esistenti nel nostro paese. Nel pomeriggio una sessione importante sul passaggio dal PIL al BES, cioè dal prodotto interno lordo che misura solo la ricchezza in modo tra l'altro poverissimo, al benessere ecosostenibile che invece è molto più ricco e misura il benessere in tutta la sua articolazione. Poi la sessione sul crowdfunding e infine Ecosalute con la solidarietà ai tempi del Covid. Sono Pasquale Esposito, direttore commerciale dell'Arteco SRL. Ringraziamo EcoFuturo per la possibilità di partecipare a questo festival. Noi ci occupiamo di raffrescamento evaporativo adiabatico in Italia e nel mondo. Seguiamo tutto quello che è l'industria e il settore oreca. Cerchiamo di dare un beneficio agli ambienti di lavoro creando condizioni climatiche efficienti. E vivibili, dinanzi a un surriscaldamento globale che ha provocato grossi disagi. Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente in cui l'operatore possa sentirsi a casa, in cui l'operatore possa lavorare, evitando così infortuni, evitando perdita di produttività e stress performance derivanti da un ambiente di lavoro troppo caldo e non vivibile. Le comunità energetiche arriveranno presto, molto presto anche in Italia. Una direttiva dell'Unione Europea consente l'unione dei cittadini in comunità energetiche e consentirà ai prosumer, produttori e consumatori di unirsi per consumare la propria energia scambiandosela. È una novità assoluta per l'Italia perché fino a qualche tempo fa le comunità energetiche erano addirittura vietate in Italia, unico paese europeo assieme alla Spagna. C'erano poche comunità energetiche sparse nell'arco alpino che però durante il blackout del 2003 furono le uniche ad avere energia elettrica proprio perché erano autonome. Ma è solo una questione di autonomia energetica? No, è anche e soprattutto una questione di risparmio. L'energia prodotta dai cittadini e consumata da altri cittadini potrà venire scambiata senza gli oneri di sistema, per cui costerà praticamente la metà e si produrrà energia rinnovabile risparmiando anche sulla bolletta e sul portafoglio, ma non solo. Il fatto di unirsi nel produrre energia all'interno di una comunità rafforzerà anche le società e questo rafforzamento sociale è una cosa che nel dopo Covid abbiamo un disperato bisogno. Sono anni che lottiamo per ottenere la possibilità di costruire delle comunità energetiche, cioè dei gruppi di cittadini che possono scambiare tra di loro energia, investire su... Gli strumenti per produrre energia eh, del loro quartiere, del loro paese, della loro, del loro condominio ed è qualcosa di straordinario il fatto che si è riusciti ad ottenere una legge che permette. Questa, eh, questo scambio diretto e questa collaborazione economica tra le famiglie e le piccole imprese. A questo punto però noi abbiamo un problema che incontriamo in tutti i settori della rivoluzione delle ecotecnologie, cioè manca un gruppo di aziende che siano capaci di fare una proposta chiave in mano con i sistemi per finanziarla. Eh, se manca questa unità, questa collaborazione le aziende che cosa succede che soltanto chi è molto molto eh, informato e ha molte competenze sarà in grado di costruire nella sua realtà una comunità energetica ma questo vuol dire farne veramente poche noi abbiamo una possibilità di creare ricchezza per le famiglie e mm, risparmio economico per le piccole imprese se riusciamo a costruire dei pacchetti in cui tutto è già previsto e ci, per fare questo servono varie aziende che si mettono assieme, che si occupano di fotovoltaico, di termico, eh, di, eh, di, di produzione di biogas, eccetera. eccetera. Speriamo che questa idea eh, si sviluppi e che si diffonda tra le aziende la volontà di creare delle offerte chiave in mano. Sono Alfredo Albiani, maestro di arti marziali, Tai Chi Chi Kong, Yoga e Meditazione, nonché fisioterapista ed esperto in Plenari e Neuroscienze. In questa stere ho avuto l'onore di condurre Eco Salute, quel spazio di tempo che alla sera faceva incontrare persone, medici, terapisti, operatori, che affrontano la salute nel quotidiano. E abbiamo avuto a disposizione persone che ci hanno dato tante importanti informazioni che. E riassumo brevemente con il maestro Gioacchino Allasia che ci ha parlato della respirazione, con il dottor Marco Ivaldi che ci ha parlato di come è importante, soprattutto a scuola, mantenere l'aria continuamente rinnovata all'interno delle classi perché l'anidride carbonica che si accumula è pericolosissima per la salute e non permette al bambino di acquisire e imparare. D'altresì, abbiamo visto anche da altri esperti come Sette Soldi che. La stessa in casa nostra abbiamo cinque volte l'inquinamento che all'esterno, quindi è necessario rinnovare e fare attenzione all'area di casa. Abbiamo avuto poi la dottoressa Rosaria Ferreri che ci ha dato una panoramica di come la medicina integrata può e ha potuto affrontare il coronavirus in questo periodo di lockdown. E ha parlato di alimentazione, ha parlato di integratori, ha parlato di modalità estremamente semplici che possono dare una mano. October è la prima piattaforma europea che consente di finanziare direttamente le piccole e medie imprese del nostro continente. In Italia October consente alle piccole, micro e medie aziende di andare direttamente sul mercato, farsi così conoscere da investitori istituzionali e dai privati cittadini che decidono di investire direttamente nei progetti di crescita e sviluppo delle imprese. Con i problemi dovuti alla crisi economica da coronavirus, Ottobre è riuscita a creare un nuovo modello in grado di finanziare direttamente la cassa del circolante delle imprese. Soltanto in un minuto la tua impresa potrà ottenere così una eh, delibera formale che consentirà di ottenere fino a 250.000 euro rimborsabili in 48 mesi, senza alcun tipo di garanzia, senza iscrizione in centrale rischi e direttamente da un mondo di investitori che oggi finanziano l'impresa per le sue esigenze e domani potrebbero dare altra finanza per altre motivazioni. Sono Claudio Montesion, direttore generale di Started Group SRL, una realtà che fornisce soluzioni tecnologiche nell'ambito eh, del crowdfunding. Eh, in particolare eh, noi sviluppiamo piattaforme personalizzate, strutturate, solide eh, per ogni tipologia di crowdfunding, quindi dal semplice piattaforma di donazione fino eh, a piattaforme sostanzialmente di equity. Eh, Nell'ambito del, del lending, che è l'altra tipologia di crowdfunding, eh, ossia il prestito diciamo, fra privati o privati e eh, istituzioni eh, in ambito piccole e medie imprese piuttosto che real estate, insomma qualunque tipologia eh, progettuale, eh, è un mercato eh, in eh, grande evoluzione che cresce eh, di doppia cifra anno su anno. Se pensate che a livello globale si sono toccati 192 miliardi di euro. È il caso di dire che il eh, crowdfunding eh, non è da definirsi più come finanza alternativa, ma come strumento di finanza complementare. Buongiorno, sono Ludovico Monforte, dirigo da dieci anni l'ufficio di Union Camera Lombardia a Bruxelles e ho l'onore di presiedere l'Italian Strategic Group di European Crowdfunding Network. Uno degli obiettivi di questo gruppo, che abbiamo creato anche con Fondazione Fenice, è stato quello di creare un ambiente sano e protetto per il fenomeno del crowdfunding, coinvolgendo la tripla eliga, quindi le piattaforme di crowdfunding, istituzioni, università, in modo da garantire a chi si avvicina a questo fenomeno che all'interno di questo circuito ci siano eh, tutti professionisti e non ci siano eh, malintenzionati. Questo è necessario perché il fenomeno del crowdfunding è in continua crescita, è un fenomeno che sta registrando dei tassi eh, assolutamente continui di crescita. Anche durante la pandemia eh, ha dimostrato di essere uno strumento estremamente vicino alle imprese e a chi eh, aveva bisogno di finanziamenti per la rapidità con cui riesce a mobilitarli, eh, pochi giorni, addirittura poche ore in alcuni casi per la vicinanza all'economia reale, assolutamente lontano da logiche speculative e quindi da oscillazioni dei mercati finanziari tipici di questi mesi. E poi perché eh, nell'ultimo periodo insomma anche i mercati eh, finanziari classici, anche i più prudenti, quindi anche profili obbligazionisti, hanno registrato perdite decisamente importanti. È stato un grande festival. Abbiamo dimostrato che ci sono le tecnologie, le competenze, le possibilità di realizzare in Italia una rivoluzione ecologica e una rivoluzione dal punto di vista dei costi, perché la questione su cui tutti hanno dibattuto e hanno eh, portato dati è quanto si risparmia se si imbocca un una via di ecologia e di efficienza energetica. E tutto il sistema all'interno del quale noi viviamo a livello mondiale è un'enorme macchina per produrre spreco, immondizia, eh, consumo assurdo. Abbiamo i mezzi per cambiare. Si tratta di riuscire a mettere assieme, a unire, a creare delle reti che siano capaci di fare delle proposte chiare e semplici ai cittadini, alle amministrazioni pubbliche e eh, alle imprese. Ci riusciremo a vincere? Probabilmente sì. Se non ci riusciamo sarà veramente dura affrontare il futuro. Al prossimo anno con Ecofuturo.